Oggi vi parlerò di alcuni punti che sono, a mio parere, importanti per migliorare il clima in famiglia, per migliorare la relazione con i vostri figli. Il primo punto riguarda la comunicazione. Anche i bambini molto piccoli hanno bisogno di comprendere che cosa sta accadendo. Si rendono conto che qualcosa di diverso sta accadendo e allora hanno bisogno di dare un senso. E noi possiamo aiutarli a cogliere questo senso con parole semplici, chiare, usando la fantasia, raccontando loro delle storie, per esempio parlando di Mister Corona e invitandoli anche a disegnare, a raccontare loro delle storie, perché questo ci permetterà di capire che cosa passa loro per la testa. Il secondo punto ha a che fare con il nostro cercare di essere tranquilli. Quanto più siamo tranquilli, quanto più i nostri figli saranno tranquilli. E ricordiamoci che non è sufficiente a parole trasmettere tranquillità, ma quello che più conta è una serie di segnali che riguardano l'espressione del volto, il tono della voce, i nostri comportamenti, il nostro umore. E quindi se i nostri figli sono tesi, chiediamoci come mai. Il terzo punto ha a che fare con la rassicurazione. I bambini hanno bisogno di sentire che mamma e papà hanno la situazione sotto controllo, che sanno cosa deve essere fatto, che sono in grado di tenere Mister Corona fuori dalla porta di casa. E l'unica cosa che loro devono fare è seguire quello che mamma e papà dicono di fare, e per cui essere ubbidienti e, per esempio, lavarsi le mani. Il quarto è l'accoglienza. È facile che i nostri figli abbiano dei comportamenti regressivi e quindi richiedano il ciuccio, rivogliano mamma e papà accanto al lettino per addormentarsi, siano più capricciosi. Facciano un sacco di storie per mangiare. Allora cerchiamo di non arrabbiarci, di non urlare, di non prenderli in giro se bagnano il letto anche se sono grandi. Dobbiamo tenere presenti che questi sono dei sintomi di disagio e quindi siamo pazienti. L'ultimo punto è adattarci alla situazione. Quanto più noi accettiamo quello che stiamo vivendo, sapendo che non possiamo cambiare la situazione, ma dobbiamo adeguarci alle regole, alle limitazioni, tanto più i nostri figli si adatteranno e tanto più i nostri figli saranno meno lamentosi. Quindi non sbuffiamo, non critichiamo il governo, non mostriamo continuamente insofferenza, se vogliamo che il clima in casa sia un pochino più disteso. Spero per oggi che questi suggerimenti vi possano essere utili e a presto.